Quindi l'Italia è piena di centinaia e migliaia di posti così. Quindi sono un pezzo dell'identità locale, sono un pezzo della cultura locale, attorno al quale poi molto spesso si sono costruite comunità, sentimenti, tradizioni, e soprattutto attraverso i quali, perché mentre in altri settori non è capitato, sta avvenendo la possibilità di un cambio di sapere di generazione in generazione. Il giorno è giusto che sia così nel recovery. Ma nel recovery noi abbiamo puntato su una serie di cose che prima erano appunto nel mio ministero, adesso sono insieme incrociate, ma incrociate molto bene con Massimo, perché cultura e turismo in Italia sono evidentemente due cose che sono profondamente legate. Abbiamo fatto un lavoro di proposte, perché però sono proposte, di investimento molto forte sui borghi, come San Stefano, di recupero dei casali, che sono un patrimonio fantastico di architettura rurale che cade a pezzi. Anche le parti più belle d'Italia si vedono casali, se è possibile, su quella collina, in quel luogo meraviglioso ci sono casali crollato. E stiamo mettendo cifre molto importanti per questi recuperi, che poi potranno diventare, come diceva Donatella Cinelli Colomini, potrebbero diventare dei luoghi in cui, tra le varie tradizioni che si tramandano, diventano anche luoghi in cui esporre e raccontare la storia, come si produce, dove viene questo vitigno, quando è nato, come nasce il vino di quel luogo. Quindi c'è un patrimonio infinito. E quindi assolutamente è così, il vino d'Italia non è soltanto un grande attrattore turistico, lo è, lo sarà sempre di più, perché chiaro che il mondo va in quella direzione, abbiamo anche altri paesi che hanno investito prima di noi e hanno costruito un turismo del vino molto forte, anche paesi competitivi con noi, quindi abbiamo dei modelli anche che possiamo eguagliare e superare, ma non soltanto il turismo, ma anche un pezzo della cultura e dell'identità locale che noi dobbiamo difendere, salvare, valorizzare e tramandare.